gente piace andare al mare. Signor guardiamacchine, va bene qui? Va bene un cazzo, ma lo vedi che sei troppo sotto ed è qua a culona. Scusi, abbia pazienza, ma come si permette? Ma che fa, reagisce? Ma scusi, la chiamata, insomma... E mi piace moltissimo. Culona. Vede il bello di questo locale, che trattano male tutti i clienti. È qui che sta il divertimento. Ah. Buonasera, signore. Ma vaffanculo. Ha sentito che rapporto? Se invece del bidello, te danno il mulo. Magna e sta zitto e vaffanculo. Oh, è questo? E chi è sto stronzonaccio? Grazie. Permette? Ma chi te tocca? Scusi, posso avere un tavolo per due? Ma da un tavolo a sto merdone, va! Ti accoglie che te ne servo io. Adesso ma la pipa. Mille sere. Salve! Che spirito! Mettete il culo qua. Grazie. Ma Nathan è dentro. Non romper caso, mettila sì. Scusi. Ma dove mi hai portato? Io non resisto più. Calma, non mi calmo. Alla prossima che mi fanno gli spacco una bottiglia in faccia. Calma. Andiamo. Caro Franchia, vuol capirlo sì o no che questo è un locale fatto così? Ma si adegui, si diverta, faccia come il vero, no? Signora! Scusi. Mascalzoni. Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate? Le 10:30. 11:15. 10:20. Le 10:15. Le 10:35. Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi. Andiamo. Che divertimento. Che bella serata. E che te ridi a cornacchia. Chi è? No, non potete rompere il cazzo fino a là. Sta fermo. Guardi. Signorina. Sì? Posso dirle che siamo fatti l'uno per l'altro? Senta, scusi. È entrato adesso uno, benvenuti a sti frascioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fri-fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo fri-fri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione. Allora, secondo c'è, salti in culo. Salti in culo alla mignotta. Poi danno i piselloni alla mandrilla. E poi i fagioli. Qui è la scureggiona. Sì. Ce l'hanno sempre, sì. È la loro specialità. Sì. Scusi, polizia. Dovrebbe uscire. Ah, va bene. Allora, va bene per questi. Sì, che buoni, fagioli alla scureggiona. E questi alla mandrilla. Che buoni. Va bene, adesso chiamo il cameriere e gli dico una cosa brutta. Aspetta. Cameriere? Sì? Siete a posto, stronzone? A me? Sì, dico a te, merdaccia. Porta dei fagioli alla scoregione qui per il cesso. Sì, cesso. Per la signorina, volevo dire. Va bene, dottore. Scoregione. Dottore, non mi diverto più. Perché? È perché questo locale non è più all'altezza. Simone, cambia espressione. Si vedono andare un miglio che sei un poliziotto. Sorridi. Guarda come ti sei vestito. Non fare lo stronzo. Avevo pochi amici. E lo credo. Avevo degli occhi molto tristi, sa, quando ero piccino. Ragazzi, mi raccomando, guardategli sempre le mani. Non dimenticate che questa è la belva umana, più veloce di un cobra. Ma non lo freghiamo. Vuole vedere una mia foto da piccino? Me la faccia vedere, se proprio non può farne a meno. La ringrazio. Ha visto che il locale è ancora all'altezza?